Cari fratelli e sorelle, tanto amati dal Signore, pace e bene a tutti voi da parte del Signore Gesù. Diciamo insieme: sono lodati i Sacri Cuori di Gesù, di Maria e di Giuseppe, ora e sempre. Ecco la parola di vita per oggi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Durante l'ottava del Natale di Gesù si può parlare di odio? Sì, purtroppo. Non certo di odiare, ma di sopportare l'odio di cui egli stesso è fatto oggetto. Santo Stefano è il primo che muore per testimoniare l'amore di Gesù. Non piangiamo questa morte, anzi godiamo, perché è un dono d'amore, una vita offerta per la salvezza di molti. Ti rendiamo grazie, Signore Gesù Cristo, perché saremo beati quando verremo odiati e perseguitati a causa del tuo nome. Ed ora accogli con fede la benedizione del Signore. Nella divina volontà, benedico il tuo spirito, l'anima e il corpo, benedico la mente, il cuore e la volontà. Benedico tutto ciò che ti circonda, il fuoco, l'aria e l'acqua per purificarle. Benedico il cibo, perché sia per te come nutrimento sano, per il corpo e la mente. Benedico le medicine, che prenderai come dalle mani di Dio per darti salute. Benedico la casa, la famiglia e i figli. Benedico i tuoi cari vivi e defunti, la macchina, il posto di lavoro. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per consolarti e perdonarti, ti benedico per farti santo. Questa benedizione, nel nome del Padre, comunichi in prima nella tua volontà il sigillo della sua potenza, restituendola sovrana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù, comunichi in prima nel tuo intelletto il sigillo della sua sapienza. E nel nome dello Spirito Santo, comunichi in prima nella tua memoria il sigillo del suo amore. Ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo, sii risanato da ogni infermità spirituale e corporale, e arricchita e abbellita di ogni bene e virtù sia la tua anima. E per intercessione della Beata sempre Vergine Maria, Madre e Regina della Divina Volontà, ti benedica Dio Onnipotente, il Padre, e il Figlio e lo Spirito Santo. Lodiamo il Signore perché è buono, eterna, infinita, meravigliosa è la sua misericordia per noi. Ed ora ascolta Gesù, che parla al tuo cuore e ti dice: anima cara, vedi come può essere preziosa la tua debolezza, perché mi attira. Lo so che sei debole, ma io non ho bisogno della tua forza, ma del tuo abbandono. Cari fratelli e sorelle, a tutti voi, pace e felicità nella divina volontà. Siate sempre. Ave Maria, prega. Prega per noi.